siete mai chiesti se viviamo davvero una sola vita o ne esiste un'altra fuori da questo corpo? E se avete trovato una risposta in cui credete, siete convinti sia l'unica possibile? Che senso ha vivere se non si mette in gioco la propria vita per la verità? Perché, che tu sia credente o non credente, le domande sui grandi temi dell'esistenza sono esattamente le stesse. Io penso che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di cortile dei gentili. Il cortile dei gentili nasce nel dicembre del 2009 come risposta al discorso ispiratore di Papa Benedetto XVI per favorire il dialogo tra credenti e non credenti. Lo scopo è creare una struttura per la ricerca, il confronto, la condivisione diretta tesa al reciproco arricchimento culturale. Ispirato all'antico Tempio di Gerusalemme, evoca uno spazio che tutti potevano attraversare senza distinzioni di cultura, lingua o religione, dove era possibile interrogarsi sulle grandi domande della vita e della società e così avvicinarsi al Dio sconosciuto. Il Cortile dei Gentili ha già iniziato il suo cammino nel mondo. Partendo da Parigi, la città per cui la laicità divenne il simbolo per il primo incontro tra non credenti e la Chiesa. Passando dalla controversa Bucarest fino alla bellissima Palermo, teatro del connubio tra mafia e antimafia, spingendosi oltre oceano fino al Messico. La llum resplendeix amb la foscor. I la foscor. Abbiamo bisogno in tutti i campi di avvicinamento e unità nella diversità. Abbiamo bisogno, cioè, dello spirito di Assisi. This engagement as the first Courtyard of the Gentiles conference hosted in the United States. Le dialogue doit intervenir dans la clarté, sans confusion et sans faux ironisme. Il ne doit pas cacher, mais plutôt souligner l'identité spécifique de chacun. Qu'un des partenaires de dialogue. I valori comuni non si identificano solo con la verità di fede, ma devono essere condivisibili da tutti. Grazie a questi valori, ognuno di noi costruisce il senso della vita. L'importante è non distaccarsi da questa dimensione dei valori. Esiste il rischio che si possa passare dall'ateismo di Stato all'indifferenza e alla superficialità generale. Se pensiamo all'amore, alla vita, quello che da sempre distrugge è l'indifferenza. La ricerca del fondamento dei valori è uno degli obiettivi degli incontri. Insieme, con la ragione e la natura umana, è possibile valicare ogni dubbio.